Siamo a Ginevra, presso la Société Nautique, lo yacht club che con Alinghi ha vinto l'America's Cup nel 2003 e nel 2007. Ma noi siamo qui per presentare le barche a motore di De Antonio. Il cantiere De Antonio negli ultimi anni ha consistentemente ampliato la propria gamma, che oggi comprende imbarcazioni da 28 a 50 piedi. La richiesta è così forte che per il modello da 28 piedi hanno addirittura realizzato una miniserie di 4 diverse unità. Oggi ne abbiamo 3, ma la quarta proverò a farvela immaginare. Da dove nasce il successo di questo cantiere? Dalla semplicità delle linee, dalla comodità della coperta e dall'idea di utilizzare i motori fuori bordo annullando però il loro ingombro. Sono qui sotto, ma è come se non ci fossero. Già, ma allora perché non installare due motori entro fuoribordo? Perché in questo spazio non ci sarebbero stati e poi i fuoribordo sono più versatili, li cambiate quando volete, potete scegliere la marca e la potenza che preferite e essendo costruiti appositamente per l'ambiente marino, nautico, hanno bisogno di meno manutenzione. Questo è il modello cruiser, perfetto per una famiglia, perché la cabina di prua è utile sia se avete dei bambini piccoli, sia se volete provare l'emozione di pernottare a bordo. Sotto coperta la classica dinette con divani e tavolo, che si trasforma facilmente in cuccetta per due. C'è lo spazio per allestire una zona dove preparare la colazione e poi la toilette separata. Mi piace la totale protezione offerta dal parabrezza, perché a volte si rientra in porto tardi, a volte l'aria è fresca, altre volte il tempo cambia e potersi riparare è importante. Se invece volete rinfrescarvi dal vento, abbassate il parabrezza. Questa manovra vi permette di accedere al ponte di prua, utilizzando la scala che è posta sulla porta di accesso sottocoperta. Là davanti non ci sono tienti bene, quindi andiamoci solo in acque calme. Oppure abbassiamoci per non perdere l'equilibrio. L'area living viene riparata con un tendalino per pranzare all'ombra, ma potete scegliere anche altre coperture, come per esempio il T-top. Avete notato come lo schienale basculante ci permette di avere un solo divano per due scopi? Due corridoi ci permettono di venire a poppa comodamente, per esempio per ormeggiare, e la plancia bagno resta completamente sgombra. Vorrei attirare la vostra attenzione sui fianchi, perché il metodo di costruzione permette di ridurne la larghezza per avere una superficie interna più ampia. Il modello D28 Explorer è più sportivo, ha un parabrezza alto che arriva sino al T-top per proteggerci meglio. Anzi, se volete usare questa imbarcazione anche nelle stagioni intermedie, potete proteggere su tutti i lati con dei trasparenti questa zona per formare una vera e propria cabina. Questi parabordo, sono comodi anche per sedersi. E poi in navigazione non dovete riporli, basta girarli. Sul lato di prora via abbiamo un divano in più che amplia la capacità della zona prodiera e per accedere al bagno si usa un tambuccio che è posto proprio accanto alla plancia. La versione open è per coloro che preferiscono avere più spazio all'aperto. A prua infatti c'è un'altra area social con divani e tavolo che si trasformano in prendisole, così due coppie hanno ciascuna una propria zona relax. A centroscafo, come optional, un T-top leggero e apribile. Sotto la console un bagno grande ed elegante e una cuccetta. La versione deck, quella che non riusciamo a mostrarvi, è la più ospitale, perché la console si riduce ad una plancia minimale e tutto intorno ci sono altre sedute. Insomma, è una vera e propria barca tender.
tre modelli De Antonio D28, tutti motorizzati con due fuoribordo Mercury da 200 cavalli. Quale proviamo? A me piace questa. Siamo a Ginevra e questo vuol dire che oggi navigheremo sulle acque del lago di Ginevra. L'assenza di vento le rende particolarmente calme. Le quattro versioni del modello D28 di De Antonio differiscono tra loro per qualche chilogrammo di peso. Questa è la versione Open con 2,7 tonnellate di peso. La Cruiser è la più pesante, 200 kg in più, mentre la Deck è la più leggera, 200 kg in meno. Lo scafo è uguale per tutte quante. Il modello che oggi proviamo è equipaggiato con due fuoribordo Mercury da 200 cavalli ciascuno. Questa è anche la massima potenza che potete installare su questa imbarcazione. Ovvio, potete scegliere anche un solo fuoribordo. Con lo schienale del sedile trasformato in appoggiareni guido in una maniera davvero comoda. Posso anche proprio sedermi e appoggiare i piedi sulla pedana, ancora più comodo. Ho a disposizione i flap per abbassare l'angolo di corsa, ma non li sto utilizzando e comunque vedo benissimo. Semmai la correzione può essere utile giusto per ottimizzare le prestazioni, l'assetto, compreso quello di questa fase, l'ingresso in planata. 15 nodi di velocità, consumiamo circa 40 litri ora per entrambi i motori. Un po' di brezza nei capelli, ma questo grande parabrezza in realtà ripara bene anche chi potrebbe essere qui, al vostro fianco. Ecco, forse avrei cambiato la posizione dello stacco di sicurezza, l'avrei messo un po' più in alto, però si può allacciare anche in basso al polpaccio, è comunque efficace. Aumentiamo la velocità e alziamo un po' anche i flap. Il D28, al contrario dei modelli più grandi della gamma De Antonio, non ha gli step. Una lunghezza come questa non servono. Direi che è molto difficile posizionarli e gli effetti positivi che possono apportare sono relativamente importanti. Ora c'è chi dice che gli step siano utili per l'accelerazione. Beh, però questa, state a vedere come accelera. Bisogna aggrapparsi alla ruota di timone. Impressionante! Ecco, con un solo motore forse potreste avere un'accelerazione meno brillante. Con due eliche lo scatto è bruciante e la barca è ancora più divertente da guidare. Sul lago abbiamo solo le onde di scia delle altre imbarcazioni, che ci fanno a volte beccheggiare, a volte rollare, ma in realtà la stabilità di questa carena è ottima, anche perché si prolunga oltre lo specchio di poppa. Voglio dire, i motori sono montati più avanti degli scarponi laterali che prolungano lo scafo quasi fino sotto la plancia bagno. Velocità di crociera 25 nodi, scia perfetta, piatta. Consumo carburante complessivo 67 litri ora. Il lago è lungo, prima di arrivare in fondo ci vuole un po' di tempo. E allora, giù la manetta, giù il trim, via i flap. Proviamo a impegnarla in una bella virata. Oh, oh! Leggera derapata della poppa. Adesso
Vado a passare sulla mia scia. A manetta. Massima velocità, 37 nodi. Abbiamo però a bordo l'equipaggio di The Boat Show. Siamo in acque dolci e la carena non è perfettamente pulita, quindi sono sicuro che arriverà a sfiorare i 40 nodi nelle condizioni ottimali. Ancora due informazioni e ve le do alla massima velocità. Sentite il rumore? Quello dei motori quasi non arriva perché sono nascosti sotto il prendisole. E poi gli spruzzi, nessuno schizzo in coperta, anche provata in situazioni ben peggiori rispetto a questa, perché gli spray rail della carena funzionano molto bene. Quindi adesso non vi resta che scegliere quale dei quattro modelli del D28 di De Antonio è quello giusto per voi.